Ciao da Max, oggi presentiamo il Telefunken, che non è una televisione come le persone più avanti degli anni penserebbero, ma in realtà trattasi di un telefono TM260. In realtà è un telefono da terza età o easy, come si dice in genere. Eccolo il telefono nella sua bellezza, guardate che razza di tastiera, proprio per un pubblico avanti con gli anni, pubblico che predilige numeri grandi, alto volume, uno schermo posteriore che permette di individuare le chiamate e visualizzare l'ora in grande, un telefono che è dotato addirittura anche di fotocamera, se vogliamo. Vedete che una volta i flip phone erano telefoni molto diffusi, adesso, tranne quelli con gli schermi pieghevoli, non ne fanno praticamente più. Allora, M1 e M2 sono i classici pulsanti dove si può memorizzare il numero preferito, di solito in questo caso del figlio, del fratello, così via. Schermo grande, proprio in virtù della struttura flip, ottimo audio dalle feritoie dietro, lo potete visualizzare, ovviamente non è antiacqua, antipolvere, e tastino mimetizzato SOS. Il tastino permette di chiamare o il 118 o un numero prestabilito da me. Oltre al classico caricatore micro USB, vi faccio vedere che è dotato di una magnifica cradle o culla che permette di trasformare il telefono quasi in un simil cordless. Questa è una cosa utilissima. È dotato di micro USB sia sul telefono in sé che proprio sulla cradle. Quindi io lo posso inserire così e lo posso utilizzare a mio piacimento. Questa è una cosa fondamentale per un certo tipo di pubblico. Poi è dotato di jack da 3,5, ovviamente non viene quasi mai utilizzato in questo caso. Dice che ha viva voce, la fotocamera, tasto SOS, alto volume e basta, perché fondamentalmente è un telefono bello, abbastanza pesantuccio rispetto alla norma, ma dà l'idea di solidità, anche se i flip phone, come sapete, hanno lo svantaggio che qua sulla cornice, sulla giuntura dei due dispositivi, il telefono non è così resistente come un telefono normale, quindi c'è il pericolo che soprattutto con l'andare del tempo la cintura si spacchi, è già successo, per questo che ve lo dico. La fotocamera è di 2 megapixel. Questo può essere utilizzato anche per chi è alla ricerca, mi immagino gli autisti, di un telefono cui si può toccare i tasti, diciamo, senza neanche guardarli. Quindi io posso chiamare o posso addirittura messaggiare, come succedeva una volta, dando poca attenzione al telefono, agendo sulla tastiera. I più bravi lo facevano. Ciao da Max, al prossimo!